Mostri del Giappone di Miyake Toshio. Introduzione verso una teoria transculturale dei mostri e della mostruosità. Giapponesi e stranieri, chiunque si interessi della cultura giapponese e si avvii verso una sua comprensione migliore, si imbatterà prima o poi nel mostruoso, lo yōkai deki naru mono. Nel Giappone contemporaneo è in atto negli ultimi decenni un prolungato boom dei mostri. Esso attraversa ambiti eterogenei, dai più informali e popolari a quelli più accademici e istituzionalizzati, fino a travalicare i confini nazionali e alimentare un immaginario mostruoso globalizzato, made in Japan. Da una parte si assiste a una proliferazione di nuovi mostri, prodotti da un'industria culturale sempre più transmediale, sorretta dall'intersezione fluida e cumulativa di manga, anime, videogiochi, cinema, letteratura, arti visive, merchandising e così via. Oltre ai remake di mostri moderni ormai classici, come il dinosauro radioattivo Godzilla e la sua progenie di Kaiju, le bestie gigantesche, sono pressoché innumerevoli le versioni postmoderne e inedite. I robot esoterico-apocalittici di Neon Genesis Evangelion, l'esercito tascabile dei Pokémon, i fantasmi inquietanti dello J-Horror, le creature fantastiche del regista Miyazaki Hayao, i giganti antropofagi di Isayama Hajime, i mostri super flat dell'artista Murakami Takashi. Si tratta solo di alcune declinazioni del mostruoso: cyberpunk, ludico kawaii, spettrale, nostalgico, fantasy, pop artistico, che contribuiscono a fornire le icone trendy per il nuovo volto del Giappone di inizio XXI secolo. Queste icone, proprio per il loro successo globalizzato, sono mobilitate anche dal programma governativo del Cool Japan, nato nel 2002. Una strategia di nation branding, una promozione statale dell'industria culturale e dei suoi prodotti popolari, per immettere nuova linfa vitale in un'economia stagnante e per migliorare l'immagine della nazione in termini di soft power sullo scenario internazionale. D'altra parte, in un'ottica più interna, il repertorio forse ancora più ricco di mostri autoctoni premoderni o tradizionali, quali yōkai, bakemono o yūrei, è sottoposto a un revival senza precedenti. Feste religioso-comunitarie dedicate al Tengu, il mostro demone della montagna, o al Kappa, il mostro folletto dell'acqua, per rianimare località rurali o montane in declino, fenomeno chiamato Machi-okoshi. Mostri in musei nazionali di scienze, arte o storia. E in generale, un mercato editoriale imponente di fiction e non, che raccontano o spiegano fenomeni occulti, esoterici o leggendari, testimoniano di una tensione nostalgica per il reincantamento della contemporaneità e, soprattutto, di un'attrazione collettiva per un mondo altro, lo Ikai, o misterioso, Fushigi, popolato, come vuole la tradizione, da 8 milioni di entità sovrannaturali, le Yaoyorozu no Kami. Non è difficile notare che la passione crescente, più o meno ricreativa, per mostri e creature fantastiche è in fondo un fenomeno globale che accomuna tutti i paesi più industrializzati o tardo-capitalistici, come ben testimonia l'affermazione del genere fantasy o horror, dalla saga di Harry Potter
ed è Il Signore degli Anelli, ai remake hollywoodiani delle favole europee, ai quali si aggiunge il successo di zombie, vampiri, lupi mannari, demoni, dinosauri e simili. Tuttavia, e soprattutto l'attenzione che lo Stato giapponese dedica non solo alla promozione dei nuovi prodotti mostruosi della propria industria culturale, ma in particolare dei mostri tradizionali, a conferire nell'insieme una legittimazione nazional popolare e istituzionale che ha forse pochi analoghi in tutto il mondo. Monografie accademiche, progetti di documentazione, di catalogazione e di ricerca, finanziati dallo Stato e coordinati da studiosi di antropologia e di storia culturale, hanno contribuito a far riemergere di recente la disciplina dello Yokai-gaku, lo studio dei mostri autoctoni. Di fronte a questa attualità dei mostri in Giappone può nascere l'interrogativo di fondo del perché di tutto questo. Quali sono i motivi di tale ricchezza nel passato e nel presente? Perché tanta attenzione, anche istituzionale, rivolta ai mostri, che dal punto di vista accademico non sono di sicuro fra gli oggetti di studio convenzionalmente più rispettati? Che cosa rivelano i mostri del Giappone, della sua cultura e della sua identità nazionale in epoca moderna e contemporanea? E soprattutto, perché piacciono così tanto anche all'estero? Quali sono quindi i nessi reciproci fra autorappresentazioni in Giappone ed eterorappresentazioni del Giappone, mediati dai mostri e dalla mostruosità in generale? E infine, in ottica più critica e autoriflessiva, che cosa possono dire i mostri di noi stessi? The monstrous body is pure culture, a construct and a projection. The monster exists only to be read. Like a letter on the page, the monster signifies something other than itself. It is always a displacement, always inhabits the gap between the time of upheaval that created it and the moment into which it is received to be born again. Questo libro nasce dal tentativo di offrire una risposta ai numerosi interrogativi più sopra esposti. Si tratta di domande che in parte sono già state sollevate in passato, ispirando altri studiosi, e risposte molto articolate e collaudate. Altre domande, come quelle di tipo autoriflessivo che investono il rapporto reciproco fra processi di identificazione in Giappone e paesi euroamericani mediati dalla mostruosità, sono condizionati dall'attualità dei mostri giapponesi in ottica globalizzata, che comprende anche la collocazione specifica di chi come l'autore è di nazionalità giapponese, ma scrive in Italia in italiano, per trattare di mostri nipponici. E questo tipo di interrogativo dislocato o multiprospettico sui rapporti reciproci fra autorappresentazioni ed eterorappresentazioni identitarie, ad essere in gran parte inedito e quindi ancora tutto da esplorare, sia per quanto attiene ai materiali da utilizzare, sia per il modo multidisciplinare di interpretarli. Lo scopo di fondo è quello di aprire la strada a una teoria transculturale dei mostri, un primo contributo in grado di delineare una prospettiva critica per oltrepassare i limiti disciplinari che hanno finora tenuto separato lo studio dei mostri giapponesi tradizionali da quelli moderni e contemporanei. I mostri giapponesi da quelli non giapponesi. E soprattutto
per denaturalizzare l'invenzione moderna ed egemone di due mondi, considerati da molti ancora essenzialmente orientale e occidentale. Per introdurre lo stato dell'arte relativo alle risposte fornite finora ad alcuni di questi interrogativi, è importante sottolineare che esiste già un corpus consistente ed eterogeneo di studi culturali sui mostri e sulla mostruosità, nonostante il loro statuto ancora precario dal punto di vista accademico. In Giappone si deve al filosofo e riformatore buddista Inoue Enryo, nato nel 1858 e morto nel 1919, l'inaugurazione già a fine 800 dello Yōkaigaku, lo studio accademico dei mostri autoctoni, mentre la sua affermazione definitiva e più duratura è riconducibile a Yanagita Kunio, nato nel 1875 e morto nel 1962. Agli inizi del Novecento, riconosciuto come il padre del Minzokugaku, gli studi folclorici o etnologici giapponesi. In ambito anglofono, invece, è più recente la visibilità di un campo distintivo, più o meno unificato per la condivisione di alcuni paradigmi, teorie e studi, noto come Monster Studies o Monster Theory, grazie soprattutto all'opera fondamentale del medievalista Jeffrey Jerome Cohen. Si tratta in entrambi i casi di un ambito emergente e multi o interdisciplinare, nel quale confluiscono contributi nati in campi più consolidati, quali l'antropologia culturale, la letteratura, le arti visive, il teatro, la filosofia, la storia culturale e sociale, gli studi sui media, la psicoanalisi e la teoria critica. In italiano, in mancanza di un ambito unificato, si potrebbe provvisoriamente ricorrere al termine teratologia culturale per distinguerla dalla disciplina biologico-medico della teratologia scientifica, che si occupa delle anomalie o malformazioni organiche, o da quella pseudoscientifica della criptozoologia, tesa a dimostrare l'esistenza empirica di creature non riconosciute dalla scienza ufficiale. In Giappone, in Europa e forse in ogni angolo della Terra sono sempre esistite delle creature ambigue, più o meno immaginarie, terrificanti, eccessive e soprattutto ambivalenti nel suscitare al contempo orrore e meraviglia, ribrezzo e attrazione, paura e desiderio. Creature che, parafrasando liberamente l'antropologo Lévi-Strauss, sono buone da pensare e hanno quindi occupato un ruolo fondamentale nelle mitologie, nelle leggende e nelle credenze popolari, ma anche nella riflessione di filosofi, scrittori e intellettuali in generale. Alla domanda al contempo ingenua, ma ricorrente e quindi fondamentale, esistono i mostri? Si potrebbe rispondere con Jeffrey Jeremy Cohen. Sicuramente devono esistere, altrimenti come faremmo ad esistere noi? In altre parole, qualsiasi ordine culturale inteso come sistema simbolico di classificazione, compreso quello scientifico moderno, ha partorito necessariamente i suoi mostri. Non si tratta tuttavia solo di semplici deviazioni unilaterali dalla norma, ma soprattutto, come ci indica l'antropologia simbolica, di esseri liminali che vivono negli interstizi indefiniti fra categorie tassonomiche differenti. I mostri sono creature ibride della penombra che prosperano fra dimensioni distinte,
che le confondono fino a minacciarne l'integrità. Mentre proprio la separazione controllata di categorie, persone e mondi a essere fondamentale per tenere unito un dato ordine sociale. Per esempio, la dimensione umana separata da quella divina, animale, vegetale, inorganica, aliena. Il mondo dei vivi da quello dei morti. Ciò che è naturale dal sovra o innaturale. Il maschile dal femminile, eccetera. Tuttavia, è proprio questa liminalità costitutiva dei mostri che rende difficile, se non impossibile, una loro definizione univoca, sistematica e universale. Monsters get defined in relation to communities and to various standards of what is good, acceptable, normal, or natural. In different times, places, and cultures, or from different viewpoints within a single culture, different answers will emerge. Esistono espressioni pressoché infinite di mostri, con il cambiare dei luoghi, dei tempi, e soprattutto dei sistemi culturali e delle rispettive tassonomie, che offrono quegli spazi intermedi, quelle zone grigie, indistinte e infieri, così vitali per il mostruoso. Tuttavia, come è possibile pensare ad una scienza dei mostri quando l'oggetto dello studio in sé è di così difficile definizione? Buona parte degli studi sui mostri si concentra soprattutto nel documentare, descrivere e interpretare singole versioni di mostri in uno specifico contesto spazio-temporale, spesso facendo riferimento a una versione canonica in ambito letterario, figurativo, mitologico, religioso, rituale o mediatico. Infatti, se c'è forse qualcosa che tende ad unire buona parte degli studi culturali contemporanei sui mostri, non è tanto una definizione condivisa, quanto l'attenzione alla problematicità di definizioni sistematiche, oppure la preferenza di evitarle in toto, rifuggendo dalla classificazione di qualcosa che nasce soprattutto dalla sua inclassificabilità, pena il rischio di snaturare il proprio oggetto di studio. Questo non implica ovviamente che non esistano dei significati convenzionalmente condivisibili, a cominciare da quelli più immediati individuabili nei termini stessi più in uso oggi. Sia il termine italiano mostro che l'inglese monster derivano etimologicamente dal latino monstrum, segno divino, prodigio, fenomeno contro natura, e dal verbo monere, avvisare, ammonire, per indicare come il termine greco teras, qualcosa di straordinario, spaventoso, al contempo orribile e meraviglioso, che si poteva manifestare in tempi antichi per avvertire o istruire gli umani sulla volontà degli dèi. Questa ambivalenza costitutiva è stata poi declinata in tempi più recenti attraverso il dualismo moderno fra ciò che è naturale e innaturale o sovrannaturale, relegando infine i mostri allo statuto della non esistenza empirica, come prodotto della superstizione o della fantasia, o a quello dell'anomalia organica in termini scientifici, oppure ancora a quello di sinonimo generico per qualsiasi cosa disumana, crudele e terrorizzante.
In Giappone, invece, il termine yokai, da cui prende nome la disciplina moderna dello yokai-gaku, è di uso comune più recente, con una designazione più ristretta e con connotazioni meno peggiorative, almeno rispetto al suo corrispettivo generico di mostro in ambito europeo. Si tratta oggi di un termine usato per indicare convenzionalmente fenomeni o esseri misteriosi, inspiegabili e straordinari, in particolar modo in riferimento a quelli autoctoni premoderni. Yokai è una designazione ombrello affermatasi a posteriori solo in epoca moderna, in periodo Meiji, ma raramente usata nei secoli precedenti, nonostante le sue antiche origini cinesi. Una delle fonti originarie, infatti, è un classico della storiografia cinese, lo Hanshu, il libro degli Han, del primo secolo d.C., in cui si menziona uno Yao Guai, un mostro spettro amorfo che risiederebbe nella corte imperiale, mentre in Giappone la prima menzione documentata del termine si ritrova nel Shoku Nihongi, seguito al Nihon Shoki, nel 797, in cui si descrive lo stesso fenomeno, ma questa volta riferito alla corte imperiale giapponese. I due kanji o sinogrammi che compongono il termine yokai rimandano entrambi all'idea di qualcosa di misterioso, fushigi, strano o bizzarro, kimyo, ambiguamente o sgradevolmente pauroso, usukimiwarui, oppure inspiegabilmente segreto o esoterico, shimpiteki. Yokai sono i mostri, folletti, spiritelli, fantasmi a metà strada fra divinità e demoni, fra umani e animali, fra esseri viventi e oggetti, più o meno amorfi. Tra quelli più noti vi sono l'oni, ovvero l'orco, il demone, il tengu, il mostro demone della montagna, il kappa, il folletto dell'acqua, o lo Tsukumogami, il mostro strumento, l'artefatto. La designazione Bakemono, ovvero letteralmente le cose che si trasformano, è spesso impiegata come sinonimo di yokai, anzi era il termine più diffuso in epoca premoderna, e rimanda, assieme a quello più recente di Henge, letteralmente cambiamento, metamorfosi, al carattere instabile e mutante delle versioni soprattutto zoomorfe, come le kitsune, i tanuki e i nekomata. Sono in grado di assumere sembianze umane, finendo spesso, data l'inesistenza sugli aspetti mutanti o fantasmatici, con il sovrapporsi al termine di yurei, gli spiriti veri e propri degli umani defunti. Tra i termini più antichi e originari vi è infine quello di Mononoke, reso celebre di recente dal lungometraggio animato Mononoke Hime del 1997 di Miyazaki Hayao, che rimanda all'idea animistica di spiriti, anime, dette Reikon, in grado di possedere gli umani con esiti incontrollabili e spesso nefasti. Piccolo inciso. Il Mononoke, un'esistenza o fenomeno mostruoso amorfo, invisibile, senza voce, ricorre in molti capolavori della letteratura classica giapponese, dal Genji Monogatari e il Makura no Soshi, ovvero le note del guanciale, all'Okagami, il grande specchio. Tuttavia, anch'esso ispirato da un classico della storiografia cinese, lo Shiji, le memorie di uno storico.
A questi termini più tradizionali se ne aggiungono altri più generici come Kaibutsu, letteralmente la cosa misteriosa, o Monster, dall'inglese monster, riferiti soprattutto ai mostri moderni, sia autoctoni come i Kaiju, la belva misteriosa, creatura dalle dimensioni gigantesche e dalla forza terrificante sul modello di Gojira, sia di provenienza straniera, appartenenti al repertorio mostruoso mondiale. C'è quindi qualcosa di essenzialmente distintivo dei mostri giapponesi rispetto ai loro analoghi in tutto il mondo? A ben vedere, l'ambito etimologico-semantico del ricco vocabolario del mostruoso in Giappone non si discosta molto dalle connotazioni ambigue, indefinite e ibride, attribuibili ai mostri anche in Europa o alla mostruosità in generale. Inoltre, l'eterogeneità terminologica è riscontrabile anche in altri contesti nazionali che possono vantare a loro volta specifiche versioni e declinazioni più o meno numerose o sfumate del mostruoso. Infine, uno sguardo attento alle origini storiche dei mostri tradizionali giapponesi finirebbe per diluirne l'unicità tutta autoctona. Come nei casi di Mononoke, Yōkai o Yūrei, tutto ciò che è documentabile nelle fonti scritte più antiche e classiche è inevitabilmente configurato dal modello della civiltà cinese. Sono la scrittura, le religioni, la letteratura, l'architettura, l'agricoltura, eccetera, dell'impero di Mezzo che danno avvio alla cultura giapponese, che continuerà ad attingere nei secoli ai modelli cinesi anche per pensare, descrivere e raccontare i suoi mostri locali, almeno fino agli albori della sua modernizzazione, fino alla seconda metà del periodo Tokugawa. È interessante e incoraggiante notare come anche lo stesso Yōkai-gaku contemporaneo, che ha le sue origini come disciplina moderna nel periodo Meiji, in un clima ideologico dove gli yokai sono considerati come un'espressione culturale tipicamente giapponese, non tenda più ad isolarne l'origine, lo sviluppo e i tratti autoctoni da influssi stranieri, soprattutto cinesi o coreani, con lo scopo di farne risaltare il carattere nazionale in termini spesso essenzialistici, autentici e astorici. Lo studio moderno dei mostri autoctoni nasce con Inoue Enryo, il primo a inserire i mostri autoctoni nell'agenda nazionale in termini istituzionali, coniando il termine Yōkai-gaku. La designazione è frutto della sua associazione per gli studi sugli yokai, lo Yōkai Kenkyūkai, fondata nel 1893, e dei successivi primi corsi universitari, come lo Yōkai-gaku Kōgi, dedicati allo studio sistematico dei mostri giapponesi, tanto da guadagnargli il soprannome di Dottor Mostro, ovvero Yōkai Hakase o Obake Hakase. La sua fervida attività tesa a migliorare le sorti del paese, sia in veste di filosofo e riformatore buddista, sia di educatore e fondatore dell'università Toyo, è stata tuttavia indirizzata allo sterminio, in termini psicologico-positivisti, delle credenze sull'esistenza reale o empirica dei mostri, ancora così diffuse a fine Ottocento fra i suoi connazionali. I mostri sono considerati da Inoue sostanzialmente delle superstizioni, meishin, causati dal terrore o dall'incomprensione di fenomeni misteriosi di origine naturale, ovvero le
kakai, o umana, gikai, da distinguere dai veri misteri trascendentali o spirituali, gli shinkai, che alimenterebbero invece le religioni mondiali. I mostri sarebbero quindi il prodotto dell'ignoranza o della facile suggestionabilità della gente comune o dei bambini, diventando quindi un ostacolo da superare per la formazione di uno Stato-nazione e di un buddismo moderni, razionali e rispettabili agli occhi della comunità internazionale. La valutazione, invece più influente e duratura dei mostri autoctoni, avviene nei decenni successivi, grazie all'opera di studiosi come Emmett Stone e soprattutto di Yanagita Kunio. Entrambi sono considerati fra i padri fondatori, rispettivamente, dello Fuzokushi, ovvero la storia dei costumi sociali, e del Minzokugaku, l'etnologia o studi folclorici giapponesi. Due discipline accademiche importanti nella definizione di ciò che è nativo o meno, visto che si concentrano soprattutto su fenomeni culturali autoctoni. Emma, con il suo Nihon Yokai Hengeshi, la storia dei mostri in mutaforma, è stato fondamentale nell'introdurre una prospettiva storica nello studio dei mostri, enfatizzandone di volta in volta la continuità o discontinuità nella diffusione delle singole versioni. Yanagita, invece, con il suo Tōno Monogatari, le storie di Tōno, è stato autore di un'imponente raccolta, documentazione e interpretazione del repertorio mostruoso regionale desunto dalle credenze popolari orali delle zone rurali, ormai in fase di estinzione di fronte alla modernizzazione. Inoue, Emma e Yanagita condividono tutti la convinzione dell'esistenza non empirica dei mostri e della loro natura costruita come prodotto psicologico, storico o culturale. Sono accomunati inoltre dall'importanza non solo scientifica attribuita allo studio dei mostri, ma anche dai risvolti che questi studi possono avere per la nazione intera. Divergono però sostanzialmente nel modo di intendere il rapporto fra modernità, identità nazionale e religione. Per Inoue, i mostri sono il segno dell'arretratezza della gente comune e quindi sono considerati dei nemici della nazione, perché sulla scia del progetto progressista del Bunmei Kaika, la civiltà e l'illuminazione, di fine 800, modellato sugli stati-nazione euro-americani, ritiene fondamentale l'affermazione di una religione moderna, nel suo caso il buddismo riformato, razionale e legittimabile anche dal punto di vista scientifico. Per Emma e soprattutto per Yanagita, che operano nei decenni successivi, nella prima metà del Novecento, quando ormai la modernizzazione, l'occidentalizzazione e l'industrializzazione sono giunte a una fase molto più avanzata, i mostri rinascono investiti di una valutazione diametralmente opposta. Diventano non solo preziose sopravvivenze di qualcosa che il paese stava perdendo e che occorreva documentare, le credenze popolari, comunitarie e rurali della gente comune, i jōmin. I mostri autoctoni diventano anche il simbolo nostalgico di una tradizione autentica, delle sue origini più intime, di un'anima collettiva per il Giappone del XX secolo. Nell'immediato periodo postbellico si assiste ad un relativo declino dello Yōkai-gaku come disciplina accademica, soprattutto nei decenni in cui il paese incanala tutte le sue risorse verso il miracolo economico, grazie a un'ulteriore accelerazione della sua modernizzazione, industrializzazione e razionalizzazione.
Questo non significa che non permangono tentativi di interpretare i mostri giapponesi come uno dei simboli più spettacolari o nostalgici di un presunto spirito nazionale che aleggerebbe sull'arcipelago nipponico sin dalla notte dei tempi. Si tratta di un nazionalismo culturale molto diffuso e popolare negli ultimi decenni, come testimonia la sterminata produzione pseudo-accademica del Nihon Jinron, le teorie sull'unicità dei giapponesi e del Giappone, che si è avvantaggiata non poco della complicità di studi nipponistici stranieri in ambito euroamericano. In questo senso, ritornando indietro agli inizi del Novecento, può essere paradigmatico l'esempio dello scrittore statunitense di origine greca Lafcadio Hearn. Il suo Kwaidan, Stories and Studies of Strange Things, in italiano Storie di spettri giapponesi, è stato pioneristico non solo nel fare conoscere in ambito internazionale leggende su divinità, mostri e spettri giapponesi, ma soprattutto influente nel modo romantico ed esotizzante di associarli a un presunto kokoro, inteso come anima più intima e tradizionale della cultura giapponese. Un orientalismo moderno che continua ancora oggi a condizionare non poco molte pubblicazioni divulgative sui mostri giapponesi. La rinascita dello Yōkaigaku negli anni 90 del XX secolo si deve soprattutto all'antropologo Komatsu Kazuhiko. Nonostante continui ad evocare gli yokai come anima, kokoro, o paese natio, furusato, del Giappone, Komatsu ha contribuito in modo decisivo a far spostare l'attenzione dai precedenti approcci essenzialistici, mostri autoctoni come specchio dello spirito giapponese, ad una prospettiva più storico-culturale. Se proprio si vuole individuare qualcosa di distintivo negli yokai rispetto ad altri mostri in tutto il mondo, allora non sarebbe più da ricercare negli yokai in sé, in una loro presunta essenza storica che rischierebbe, come in passato, di sovrapporsi in termini nazionalistici ad un'essenza spirituale dei giapponesi o del Giappone intero. Piuttosto suggerisce di concentrarsi sulla cultura yokai, la yokai punka, sul vasto repertorio di espressioni e pratiche culturali relativo agli yokai che si è sviluppato in luoghi diversi lungo tutto l'arcipelago nipponico, in epoche diverse e soprattutto attraverso un intreccio trasversale di forme materiali e immateriali, dalla letteratura scritta a quella orale, dalle arti visive al teatro, dai riti religiosi alle pratiche quotidiane, dai valori, le idee e le ideologie alle decorazioni, ai giochi. Studi sulla cultura yokai, la yokai bungagaku, e la denominazione introdotta da Komatsu proprio per distinguere il nuovo approccio da quello passato. La domanda non è più tanto, o non solo, che cosa sono gli yokai, quanto come sono stati rappresentati nella storia culturale giapponese? È lo stesso Komatsu che stabilisce una distinzione analitica fondamentale in tre parti, che riassume bene l'intersezione fra la necessità di definire comunque l'oggetto di studio e quella di articolarlo in modo più aperto, attraverso le sue manifestazioni storico-culturali. Yokai come fenomeno, Gensho yokai, come entità, Sonzai yokai, e come figurazione, Zokei yokai. Lo yokai come fenomeno rimanda in generale a quegli accadimenti o eventi misteriosi senza apparente spiegazione e incontrollabili dall'azione umana, che hanno stimolato l'immaginazione delle persone che vi hanno assistito o ne hanno sentito parlare. Un fenomeno misterioso, proprio per il suo carattere inspiegabile, imprevedibile e inedito,
può rimanere inizialmente amorfo e senza un nome. In seguito, è attraverso la diffusione e la condivisione fra più persone, e poi in luoghi diversi, di racconti e di storie, prima orali, poi scritti, relativi a fenomeni simili, che si inizia a dare un nome generico al fenomeno, per poi interrogarsi sulle sue cause. Per esempio, molti capolavori della letteratura classica del periodo Heian, andato dal 794 al 1185, come il Genji Monogatari o il Konjaku Monogatari Shu, ovvero la raccolta di storie di un tempo che fu, raccontano di questo tipo di episodi facendo riferimento a termini ancora molto generici, desunti soprattutto dai classici cinesi. Lo yokai come entità o creatura scaturisce invece in un momento successivo, quando si focalizza l'attenzione sulle possibili cause di questo fenomeno misterioso e amorfo, attribuendo all'azione di una creatura o essere specifico dalle connotazioni soprannaturali. Particolare importanza viene data da Komatsu alle credenze di tipo animistico che hanno caratterizzato a lungo il Giappone premoderno. Gli esseri viventi e non potevano venire considerati come dimora o ricettacolo di entità spirituali, Reikon, che in passato venivano denominate spesso indistintamente come Kami, Tama, Re o Mononoke. Queste entità potevano avere un'azione sia positiva sia negativa nei confronti degli umani, per cui venivano temute e amate allo stesso tempo e riverite con adeguati riti e cerimonie, come il Saishi, che con il tempo avrebbero legittimato alcune come divinità, Kami. Gli yokai, invece, sarebbero quelle entità spirituali non venerate, non autorizzate, incontrollabili e spesso sgradite, che hanno il potere di mutare forma, Bakeru, o meglio di risiedere o impossessarsi degli esseri viventi e non. Tra le prime denominazioni documentate in tempi antichi vi sono Oni, demone o orco, Tengu, il mostro demone della montagna, Hebi, serpente, e Kitsune, volpe, che sono tra i pochi yokai distinti e noti su larga scala in periodo Heian e Kamakura, periodo andato dal 1185 al 1333. E nei secoli successivi, con la circolazione sempre più allargata di storie, varianti, sottocategorie di fenomeni misteriosi, nonché con l'evoluzione dei media scritti, visivi o performativi, che prendono forma un numero crescente di yokai con i loro tratti distintivi. Lo yokai come figurazione nasce quindi dalla diffusione di storie prima orali, poi trascritte, e infine accompagnate da illustrazioni. Una svolta importante in questo senso si ha con la diffusione degli omakimono, i rotoli narrativi e illustrati, nel corso del periodo Kamakura e Muromachi, andato dal 1333 al 1568. Si assiste progressivamente a una rappresentazione visiva, quindi più definita, degli yokai, rispetto a quella orale o scritta, e dà inoltre luogo il passaggio verso una fruizione più secolarizzata. Gli emakimono non sono oggetti di culto e non hanno una funzione apotropaica, ma sono commissionati per documentare, raccontare e illustrare avvenimenti importanti, diventando motivo di apprezzamento estetico e narrativo. In altre parole, la figurazione degli yokai segna anche il passaggio da fenomeni ed esseri incontrollabili, temuti, paurosi, a fonte di intrattenimento, piacere e divertimento. La svolta decisiva avviene durante il periodo Tokugawa, dal 1603 al 1867. Quando, grazie all'affermazione di una cultura e società urbana nelle grandi città di Edo, Osaka e Kyoto,
si assiste a una proliferazione creativa di nuove forme, ma ha luogo anche una standardizzazione tale per cui forme, significati e usi rimarranno in gran parte inalterati fino ai nostri giorni. Fra le espressioni popolari in periodo Tokugawa e influenti nell'ispirare nuovi paradigmi di figurazione, di narrativa e di fruizione secolarizzata degli yokai, vi è lo Tsukumogami, il mostro artefatto, strumento. Quando un oggetto raggiunge i 100 anni, si trasforma, ottenendo uno spirito e ingannando i cuori degli umani. Si tratta dell'estensione della concezione relativa al carattere animato degli esseri viventi, basata sulla convinzione che qualsiasi entità particolarmente anziana o longeva possa diventare il ricettacolo di uno spirito. In questo caso, oggetti quotidiani come strumenti musicali, ombrelli, utensili da cucina, subiscono una metamorfosi fino ad assumere sembianze antropomorfe, zoomorfe o demoniache. I Tsukumogami possono radunarsi di notte in un piccolo esercito di 100 mostri e dar luogo a una parata che attraversa le strade delle città, terrorizzando i residenti per il pericolo di morte provocato solo dalla loro vista. Queste credenze sono documentate in alcune raccolte di aneddoti didattici, i Setsuwa, fin dal periodo Kamakura, e sono sottoposte ad una prima figurazione nei rotoli illustrativi degli Hyakkyagyo, la parata notturna dei 100 mostri, molto popolari già dal periodo Muromachi. Importante per l'affermazione dello Hyakkyagyo è il suo formato di processione mostruosa che consente la moltiplicazione ricreativa senza precedenti di forme inedite, ma anche senza nome e individualità propria, e il nuovo modo grottesco, tra il pauroso e il ludico, di rappresentare i mostri. Sulla scia degli studi di Komatsu, l'antropologo nipponista Michael Dylan Foster ha enfatizzato il ruolo fondamentale dello Hyakkyagyo nella creazione della cultura yokai in periodo Tokugawa. Strategica a questo proposito sarebbe l'intersezione fra lo Hyakkyagyo, compreso il più generale repertorio di mostri del passato, e i nuovi paradigmi epistemologici di tipo enciclopedico che accompagnano lo sviluppo della storia naturale, lo Hakubutsugaku, e degli studi farmacologici, lo Honzogaku, nel XVII secolo. Da una parte si assiste alla diffusione di imponenti enciclopedie illustrate sul modello dei classici cinesi, che costituiscono per molti versi la summa delle conoscenze dell'epoca. Dall'altra si sviluppa nei grandi centri urbani una cultura sempre più secolarizzata, edonista, popolare, che si appropria dei saperi colti, religiosi e delle regioni rurali a scopi più ludico-recreativi, non dissimile dalle società moderne. Le enciclopedie illustrate più note come il Kinmozui, la raccolta di illustrazioni per istruire i non illuminati, e lo Wakan Sansaizue, la raccolta sino-giapponese di illustrazioni dei tre mondi, riportano numerose schede illustrate con informazioni dettagliate su yokai, sia cinesi che giapponesi, privi tuttavia di una sistematica distinzione ontologica fra mostri come esseri empiricamente esistenti e altri di natura mitologica o fantastica. A prescindere dalle specifiche e complesse tassonomie adottate, l'affermazione di un modo enciclopedico ha contribuito a isolare singoli mostri nel formato immagine-testo, che diventano così delle unità a sé stanti, dei tasselli che possono essere ricombinati diversamente rispetto al loro originario contesto, discorso o narrazione. Tra gli esempi più noti, dove il modo enciclopedico si incontra con l'emergente modo ludico-parodico,
vi sono le opere illustrate dell'artista Toriyama Sekien, autore della prima serie di cataloghi interamente dedicati agli yokai, tra cui il Gazu Hyakki Yagyo, le illustrazioni della parata notturna di 100 mostri. La serie raccoglie nel complesso più di 200 mostri, molti ispirati alle enciclopedie più prestigiose come lo Wakan Sansei Zue, altri rielaborati in modo personale, altri ancora inventati. Ciascuno illustrato in dettaglio e separatamente a pagina intera, accompagnato dal solo nome o da una brevissima descrizione. Il successo straordinario e duraturo dei suoi cataloghi è esemplificativo sia della cristallizzazione figurativa degli yokai avvenuta nella seconda metà del periodo Tokugawa, tanto che tutte le rappresentazioni successive si confronteranno con le sue versioni, sia di una cultura yokai ormai pienamente secolarizzata, estetizzata e commercializzata, che si estende trasversalmente, dall'ambito visivo delle stampe ukiyo-e a quello scritto della narrativa popolare, come i kibyoshi e i yomihon, dal teatro no e kabuki, agli oggetti e decorazioni di uso quotidiano. La ricombinazione di singoli mostri in termini ludico-ricreativi è, a questo punto, tanto consolidata da aver ispirato due dei giochi di società più in voga in epoca premoderna. Il primo è lo Hyaku Monogatari, letteralmente le 100 storie, esemplificativo della sovrapposizione fra narrativa e manifestazione mostruosa, in cui i residenti della città si incontrano di notte in una casa, accendendo 100 lumi ricoperti di carta blu, per poi spegnerne uno ad uno dopo aver raccontato un kaidan, una storia di mostri e fantasmi, fino a giungere nell'arco di tutta la notte alla centesima, il cui spegnimento all'alba avrebbe attirato una presenza fantasmatico-mostruosa. Il secondo è lo Yokai Karuta, o Obake Karuta, un gioco di carte che richiede l'abilità di saper abbinare il carattere e l'immagine di un mostro riportato su una carta con le sue caratteristiche scritte su un'altra. Un ruolo fondamentale in tutto questo processo di figurazione degli yokai nel periodo Tokugawa viene attribuito allo sviluppo della stampa a matrice di legno, che rese possibile tipologie eterogenee di mezzi di comunicazione, dagli ibridi scritto visivi di tipo enciclopedico o narrativo a quelli solo visivi, e soprattutto favorì una loro riproduzione in lingua vernacolare giapponese e a basso costo. Questo ha consentito una circolazione senza precedenti, sia fra diversi ceti sociali popolari, sia fra regioni diverse dell'arcipelago, fino a costituire un corpus sempre più condiviso di cultura yokai su scala nazionale. In different ways, at different times, the other world of yokai is instrumental in defining the this world of the Japanese nation. Se si intende la seconda metà del periodo Tokugawa come proto-industriale e proto-capitalistico, allora si potrebbe considerare, come sostiene Foster, la standardizzazione della cultura yokai come parte integrante della formazione di un senso moderno di identità nazionale, intesa come comunità immaginata. Analogamente a quanto teorizzato dallo storico Benedict Anderson per il contesto europeo moderno, si tratterebbe di un'identità nazionale costruita sulla condivisione estesa e senza precedenti di linguaggi, immagini e idee, resa possibile dal print capitalism, dall'intersezione fra i primi mezzi di comunicazione di massa e il mercato capitalistico. Nel caso giapponese, Foster suggerisce che la cultura yokai sia da considerare non solo parte formativa di un'identità collettiva in senso sincronico orizzontale,
che unisce classi sociali diverse e regioni lontane, ma anche in senso diacronico verticale, tanto da rendere possibile una continuità temporale dall'epoca premoderna fino a quella moderna e contemporanea. Yōkai, modernità e identità nazionale come marginalità centralizzata. Questo legame della cultura yōkai con l'identità nazionale e la modernità del Giappone richiama un altro aspetto, forse il più strategico, relativo al possibile carattere distintivo del repertorio mostruoso in Giappone e soprattutto del perché possa apparire tanto ricco nel passato come nel presente. Se l'importanza degli yōkai non dipende tanto dalla loro essenza o significato intrinseco, quanto dalla loro rilevanza storico-culturale, allora è lo yōkai-gaku stesso ad aver contribuito più di ogni altro a rendere cumulativamente visibile e quindi a dimostrare questa ricchezza nell'arco di più di un secolo di sistematica documentazione, unificazione, interpretazione e divulgazione. Komatsu, il suo esponente attualmente più autorevole, non è solo l'autore di decine di monografie sugli yōkai, ma è anche sin dal 2012 direttore generale del prestigioso International Research Center of Japanese Studies, il Nichibunkan, uno dei templi della ricerca nazionale dedicati allo studio della cultura giapponese. L'istituto ospita, tra l'altro, un imponente database online fondato e coordinato sempre da Komatsu, con più di 35.000 trascrizioni di racconti orali delle credenze popolari su fenomeni e creature mostruosi. Senza voler giungere ad una prospettiva radicalmente costruzionista, per cui è la disciplina accademica che produce il suo stesso oggetto di ricerca, non c'è dubbio che sia l'esistenza di un campo di studi del genere a indicare un tratto distintivo della cultura dei mostri in Giappone rispetto a molti altri paesi. La domanda da fare a questo punto è: perché in epoca moderna si è attribuita tanta importanza ai mostri autoctoni, tanto da fondare lo yōkai-gaku? In parte si è potuto vedere già in precedenza, nella breve rassegna di alcuni suoi pionieri, l'investimento in termini nazionalistici nei confronti dei mostri autoctoni. Chi come Inoue in chiave scientifica o razionale per combatterli, chi come Yanagita in chiave culturalista per preservarne la memoria e valorizzarli come un'espressione nostalgica e idealizzata di un'autentica anima nazionale. Tuttavia, a prescindere dalle capacità straordinarie dei singoli studiosi, che cosa ne ha legittimato la ricerca? Tanto da produrre un campo accademico distinto, seppur relativamente ristretto, interamente dedicato allo studio dei mostri autoctoni? Esistono dei nessi insospettabili fra l'affermazione dello yōkai-gaku, i discorsi sull'identità nazionale e la modernizzazione del Giappone? Una delle risposte più interessanti proviene dallo storico Gerald Figal, il primo a dedicare una monografia sistematica alla nascita dello yōkai-gaku, da una prospettiva esterna e critica alla disciplina stessa. Nonostante l'apparente marginalità delle credenze popolari nella modernizzazione del paese a fine Ottocento, gli studi sui mostri autoctoni, assieme alla più ampia diffusione degli studi etnologici giapponesi, avrebbero avuto a ben vedere un ruolo centrale, seppur non del tutto univoco, nella formazione dell'identità nazionale. Non solo Inoue e Yanagita, ma anche politici, amministratori, educatori, studiosi o scrittori prendevano tutti molto sul serio i mostri, sia come problema, sia come soluzione per il nuovo stato Meiji.
l'affermazione del nuovo regime nazionale in periodo Meiji, andato dal 1868 al 1912, sarebbe avvenuta attraverso un processo complesso e controverso di identificazione, denigrazione, soppressione, classificazione, manipolazione e incorporazione dei mostri. Il discorso nazionale sui fenomeni misteriosi, sovrannaturali o fantastici, viene riconfigurato nei decenni sia per offrire uno spazio di critica alla modernizzazione, ma anche per consolidare la formazione dello Stato-nazione. La tesi di Figal, innovativa e provocatoria, è che il discorso sui mostri, gli spiriti, le superstizioni, non sarebbe stato per niente separato o escluso, ma sarebbe anzi diventato una parte integrale, costitutiva, centrale nella formazione dello Stato-nazione Meiji, ovvero la condizione stessa per l'identità nazionale moderna in Giappone. Indeed, the drive to forge a homogeneous national citizenry from disparate regional populations through the archipelago was accompanied by an effort to displace or identify diverse spirits with a Japanese spirit. In the case of efforts by government authorities and leading intellectuals, this Japanese spirit was ultimately embodied by the newly constituted emperor, a modernized supernatural being, the Meiji Emperor, who, as a manifest deity, was perhaps the most fantastic creature of all in Japan. Se si tiene conto quindi della marginalità centrale dello Yokai-gaku nella modernizzazione giapponese, allora è possibile ripensare da una prospettiva più ampia i discorsi che configurano in termini nazionali non solo l'importanza attribuita a questo ambito di studio e al suo oggetto di ricerca, ma anche le sue possibilità e i limiti nel modo di studiare i mostri o la mostruosità. Andando oltre allo studio di Figal, focalizzato sulla genealogia dello Yokai-gaku a fine 800 e inizio 900, è possibile osservare fino ai giorni nostri una continuità nel modo protezionistico di considerare la cultura yokai come un'eredità preziosa che è stata marginalizzata dalle narrative egemoni in epoca moderna, ovvero di considerare gli yokai come discriminati o esclusi dal processo di modernizzazione. I presupposti impliciti che configurano questo approccio sono riassumibili in una serie di paradigmi binari, dove ciascun elemento si definisce per contrasto dualistico rispetto alla controparte. Modernità, tradizione. Occidente, Giappone. Dominio, subalternità. Razionalità, irrazionalità. Realismo, fantasia. Tecnologia e natura. Elite, popolo. Materialismo utilitaristico. Solidarietà comunitaria, eccetera. Se gli yokai e la loro cultura sono associati in modo unilaterale al secondo polo di questi dualismi, si impone innanzitutto un limite a ciò che non possono essere: moderni, occidentali, dominanti, razionali, elitari, materialistici, realistici e così via. In questo modo, tuttavia, tutto il repertorio moderno e contemporaneo di mostri giapponesi, dai kaiju come Godzilla, ai mostri ibridi di Miyazaki Hayao o ai Pokémon, finiscono per essere esclusi, se non solo per individuarvi delle influenze yokai.
Inoltre, questi dualismi diventano un limite anche per lo yokai-gaku, non solo per il confinamento a priori del suo oggetto di studio, ma anche perché può condurre ad un tipo di retorica romantico-nazionalistica che giustifichi la propria disciplina. Ovvero, un'attività che studia, valorizza e difende tutto ciò del quale è investita la cultura yokai. La tradizione, l'irrazionale, i popolani, il senso comunitario, la natura, la fantasia e così via. Di conseguenza, si può finire con l'essere sedotti da una retorica della marginalità centralizzata, in cui si definisce ciò che è marginalizzato in termini dualistici rispetto a un presunto centro dominante, per poi giustificarne l'importanza proprio perché marginale, tanto da renderla alla fine, in modo paradossale e forse anche inconsapevole, centrale. Nonostante gli appelli dello stesso Komatsu nel considerare gli yokai anche come fenomeno universale e creativo del sentire umano di fronte a fenomeni misteriosi, l'evocazione dei mostri autoctoni come paese natio, o furusato, dell'anima giapponese, kokoro, rischia di rendere complice lo yokai-gaku con la retorica per niente subalterna, ma dominante, del Nihonjin rompos bellico, l'esempio ideologico più compiuto di marginalità centralizzata. Si tratta di un nazionalismo culturale, quindi più soft e meno aggressivo rispetto a quello suprematista in termini etnici e militaristici della prima metà del Novecento, intento a produrre da decenni infinite teorie sugli aspetti unicamente unici del Giappone, dei giapponesi e della sua cultura rispetto al resto del mondo, soprattutto occidentale. Fra i suoi rappresentanti più autorevoli basta ricordare solo Kawai Hayao e la sua teoria junghiana sulla mente giapponese, estesa alla letteratura giapponese premoderna, con particolare attenzione a miti, leggende e racconti popolari. In questo caso, le narrative tradizionali su mostri e spiriti diventano l'occasione per ricordare o riscoprire l'anima giapponese, in veste di archetipo femminile e materno, declinato in termini estetici dall'intersezione fra urami, il rancore, e aware, la sensibilità elegiaca, o, in termini religiosi, dalle tradizioni animiste e politeiste, in grado di rendere i giapponesi più pacifici, tolleranti e armoniosi. Tutto questo in contrasto con un archetipo maschile e paterno, dominanti in epoca contemporanea, che caratterizzerebbe invece il monoteismo e la modernità occidentale. Fonte di maggiore aggressività, intolleranza e conflitto. Questo discorso della marginalità centralizzata, configurata da una grammatica dualistica, è ancora più evidente fra molti nipponisti euroamericani che hanno ormai da più di un secolo trattato gli yokai, bakemono o yure per definire, nel loro caso, l'alterità giapponese, riproducendo sulle orme di Lafcadio e Arn ad infinitum il dualismo modernità-tradizione in termini essenzialistici. Tuttavia, è interessante notare ancora la sua rievocazione contemporanea fra gli studi teoricamente più sofisticati in ambito anglofono che hanno analizzato il misterioso, il fantastico, l'irrazionale del Giappone moderno, apparentemente più critici nei confronti dei nazionalismi culturali giapponesi
o degli esotismi orientalistici. In questo caso, la marginalità centralizzata può venire riformulata attraverso una retorica più o meno psicoanalitica della rimozione, per cui il fantastico, nella letteratura moderna giapponese, viene definito come il represso dalla ragione dominante, istituzionale, conformista e di conseguenza investito unilateralmente per contrasto di potenziale sovversivo, creativo, critico. Il mondo del soprannaturale, del misterioso, dei mostri, configurato come irriducibile presenza perturbante e ansiogena per l'integrità dell'identità dello Stato-nazione moderno dai tempi di Yanagita fino ai giorni nostri, oppure ancora i mostri femminili come la Yamamba, la vecchia strega di montagna, nella letteratura giapponese come repressione psicosessuale, mitica o abietta del femminile, in antitesi alla razionalità fallocentrica maschile. Sembra quindi difficile pensare ancora oggi ai mostri o al mostruoso giapponese al di fuori del binomio tradizionale modernità, piuttosto che come parte costitutiva e integrale del suo processo di modernizzazione. Studiarli cioè esonerati da una retorica della differenza che definisce a priori il suo oggetto di studio come marginale o subalterno, in contrasto antitetico rispetto ad un presunto centro dominante, per poi esaltarne le potenzialità in termini più o meno conservatori. Mostri uguale a tradizione uguale a Giappone, o progressisti, mostri uguale a represso uguale a libertà. Diventa a questo punto fondamentale individuare una prospettiva diversa che consenta di ripensare i mostri giapponesi al di fuori delle logiche moderne che continuano a confinarne l'interpretazione, soprattutto perché è ridefinita ogni volta dall'intersezione fluida e cumulativa di paradigmi identitari così eterogenei. Giappone, la nazione, la tradizione, l'irrazionalità, la subalternità, eccetera. Prima, tuttavia, di provare a delineare un approccio alternativo, indispensabile per allargare la riflessione anche ai mostri giapponesi contemporanei, può essere utile riassumere alcuni aspetti messi in luce dai tanti studi precedenti che possono aver contribuito alla ricchezza dei mostri, ovvero al loro ruolo fondamentale nella storia culturale in Giappone. Tradizioni animiste che hanno favorito in passato credenze su entità spirituali, Reikon, in grado di risiedere e impossessarsi di esseri viventi e oggetti, fino a indurre una loro metamorfosi. La storia religiosa premoderna in cui diverse scuole religiose, buddiste, shinto, taoiste, confuciane e così via, hanno per molti secoli convissuto in modo più o meno sincretico, con il loro pantheon specifico di divinità e mostri, senza il monopolio assoluto di una singola religione. Sviluppo di una cultura urbana in periodo Tokugawa in grado di differenziare il patrimonio mostruoso precedente attraverso forme espressive molto eterogenee, di standardizzarlo e di secolarizzarlo, infine, per scopi ludico-ricreativi non dissimili da quelli moderni. Affermazione, in epoca Meiji, di un ambito di studi come lo Yōkaigaku, interamente dedicato ai mostri autoctoni, all'interno di un discorso identitario moderno sulla nazione. E proprio quest'ultimo aspetto, sulle implicazioni identitarie in epoca moderna del discorso sui mostri e sulla mostruosità, intrecciata alla complicità già accennata di studiosi euroamericani,
che rimanda ad un quinto motivo relativo alla ricchezza dei mostri in Giappone, soprattutto in epoca contemporanea. Per riuscire a comprenderlo, in tutta la sua attuale complessità, è necessario un allargamento di prospettiva, oltre a quella nippocentrica considerata finora, in modo da poter affrontare le domande inedite poste da questo libro. Perché i mostri giapponesi piacciono così tanto anche all'estero? Quali sono quindi i nessi reciproci fra autorappresentazioni in Giappone ed eterorappresentazioni del Giappone, mediati dai mostri e dalla mostruosità in generale? E infine, in un'ottica più critica ed autoriflessiva, che cosa possono dire i mostri di noi stessi? Giappone mostruoso, occidentalismo, orientalismo e auto-orientalismo. We are deformed monsters. We were discriminated against us less than humans in the eyes of the humans of the West. The Super Flat Project is our monster manifesto. And now, more than ever, we must pride ourselves on our art, the work of monsters. Se c'è un fantasma che sembra ossessionare il discorso identitario sui mostri, è l'idea di Occidente. Tutti i dualismi visti finora sono riconducibili, in ultima istanza, a quello fondativo dell'identità moderna nipponica, Occidente, in antitesi a Giappone. What gives the majority of Japanese the characteristic image of Japanese culture is still its distinction from the so-called West. The loss of the distinction between the West and Japan will result in the loss of Japanese identity in general. La proclamazione di un Monster Manifesto da parte dell'artista neopop Murakami Takashi, per sottolineare autoironicamente la deformazione dei giapponesi come mostri da parte dell'Occidente, ma anche la constatazione del filosofo Sakai Naoki sull'impossibilità dei suoi connazionali di pensare alla cultura giapponese se non per contrasto con l'Occidente, ancora nel XXI secolo, risentono entrambe delle teorie postcoloniali sull'orientalismo formulate da Edward Said. La geografia immaginaria articolata dall'orientalismo, imposta in tutto il mondo attraverso secoli di colonialismo, imperialismo e capitalismo eurocentrico o USA-centrico, è sostanzialmente una cartografia binaria dell'identità e dell'alterità. L'orientalismo rimanda a un processo di appropriazione, di definizione e di inferiorizzazione come oriente delle regioni, persone e culture subalterne, soprattutto del mondo asiatico, da parte dei paesi egemoni euroamericani in epoca moderna, per poter pensare per contrasto la propria identità come occidente. L'identità egemone in veste di Occidente è configurata attraverso l'intersezione multipla e cumulativa di paradigmi attribuiti alla propria modernità, universalistica, razionale, scientifica, libera, individualistica, bianca, mascolina, matura, eccetera. Quest'idea identitaria di Occidente
viene articolata idealmente attraverso un'antitesi contrastiva rispetto all'altro orientale, sottomesso, conquistato o solo influenzabile, su cui proiettare tutto ciò che si è voluto lasciare alle spalle, soprattutto del proprio passato feudale. Quindi un altro asiatico o arabo da riscoprire e spiegare. Questo è l'orientalismo accademico. Da educare o riformare. Il paternalismo. Da disprezzare. Il razzismo. O su cui fantasticare nostalgicamente. L'esotismo. L'Oriente, in quanto configurato come alterità subalterna, diventa in tutti questi casi indispensabile per far risaltare, per contrasto più o meno implicito, un'identità occidentale. L'Oriente dovrà essere quindi definito, a prescindere che lo sia o meno, soprattutto come tradizione particolaristica, irrazionale, emotiva, conformista, colored, femminea, infantile, eccetera. Se l'Occidente, con tutti i suoi paradigmi identificativi, deve fungere idealmente sullo sfondo e in modo implicito, unmarked, da modello universale, giusto, bello, vero dell'umanità intera, allora la configurazione per contrasto ed esplicita, marked, dell'Oriente, come sua alterità antitetica, non potrà avere che degli esiti disumanizzanti o mostruosi, come suggerito da Murakami. È importante sottolineare che questa geografia immaginaria non costituisce un semplice stereotipo che si può facilmente superare mossi da buoni propositi o da una conoscenza più approfondita o vera del cosiddetto Oriente o dell'estremo Oriente e quindi del Giappone. Se l'orientalismo è da intendere in termini Foucaultiani come episteme, come un sistema moderno che articola sapere e potere, allora si tratta di una formazione discorsiva che fornisce le condizioni stesse di intelligibilità e di possibilità di ciò che può essere pensato, visto, detto, agito o esperito. Si tratta di una cartografia al contempo geoculturale e geopolitica, sostenuta da un insieme di presupposti paradigmatici che sono così radicati da diventare alla fine naturalizzati e quindi invisibili ai più. In altre parole, diventa difficile, se non impossibile, pensare in epoca moderna a identità o alterità culturali collettive senza fare ricorso ai termini di Occidente e Oriente, che vengono infatti ancora oggi evocati senza virgolette, mobilitando l'insieme di paradigmi a loro attribuiti e riproducendone il dualismo gerarchico ed essenzializzante. Un'ulteriore indicazione fondamentale sui risvolti globali delle nozioni di Occidente e Oriente è offerta pioneristicamente da Antonio Gramsci, il primo a metterne in luce il carattere non solo epistemologicamente arbitrario e storicamente costruito, ma anche la diffusione egemone in tutto il mondo moderno, fino a comprendere anche il Giappone. Oggettività del reale. Per intendere esattamente i significati che può avere il problema della realtà del mondo esterno,
può essere opportuno svolgere l'esempio della nozione di Oriente e Occidente, che non cessano di essere oggettivamente reali, seppure all'analisi si dimostrano nient'altro che una costruzione convenzionale, cioè storico-culturale. È evidente che Est e Ovest sono costruzioni arbitrarie, convenzionali, cioè storiche, poiché fuori dalla storia ogni punto della Terra è Est e Ovest nello stesso tempo. Ciò si può vedere più chiaramente dal fatto che questi termini si sono cristallizzati, non dal punto di vista di un ipotetico e malinconico uomo in generale, ma dal punto di vista delle classi colte europee, che attraverso la loro egemonia li hanno fatti accettare ovunque. Il Giappone è l'estremo oriente non solo per l'europeo, ma forse anche per l'americano della California e per lo stesso giapponese, il quale, attraverso la cultura politica inglese, potrà chiamare prossimo oriente l'Egitto. La teoria dell'egemonia elaborata da Gramsci risulta particolarmente preziosa non solo per capire come mai lo stesso Giappone finisca per considerarsi Oriente o Estremo Oriente, nonostante l'assenza di una colonizzazione diretta, ma anche come questo avvenga attraverso un processo relazionale o reciproco che coinvolge congiuntamente sia la parte euroamericana sia quella giapponese. L'egemonia, infatti, non è da confondersi con il dominio, che si riduce a un potere imposto in modo unilaterale con la forza, ma si costituisce piuttosto attraverso una combinazione fra coercizione materiale e consenso culturale. Per essere efficace come blocco storico di forze sociali eterogenee, sia all'interno di un contesto nazionale, sia fra stati nazionali diversi, richiede un processo polifonico in cui discorsi e pratiche, sia convergenti che divergenti, concorrono ad articolarsi a vicenda. In altre parole, la portata di un'egemonia storicamente costituita è direttamente proporzionale alla sua capacità di mobilitare un consenso attivo, più ampio e spontaneo, possibile anche da parte subalterna. In quest'ottica, l'orientalismo in epoca moderna non è riducibile ad un semplice monologo, come sembrerebbe invece suggerire l'interpretazione saidiana. Una prassi discorsiva unilaterale imposta con il puro dominio su di un altro subalterno, muto e passivo. Per essere effettivo come egemonia, l'orientalismo richiede il consenso, la complicità e l'accettazione attiva e non passiva da parte dell'altro orientalizzato. Non può esserci quindi orientalismo come egemonia senza l'auto-orientalismo da parte subalterna. L'aspetto relazionale dell'egemonia euroamericana richiama l'attenzione all'occidentalismo anch'esso trascurato da Said e altri teorici dell'orientalismo, e alla necessità di metterne in luce i presupposti fondativi in termini non solo autoriflessivi, ma anche come storicamente specifici all'epoca moderna e quindi aperti ad una possibile trasformazione a venire. L'occidentalismo non è solo, come suggerito da molti studiosi che hanno reso popolare questo termine, un orientalismo rovesciato o un contro-orientalismo, o, peggio ancora, solo l'insieme delle rappresentazioni stereotipate, sia filo che anti-occidentali, da parte di ideologi europei o statunitensi, fondamentalisti arabi o nazionalisti asiatici.
un'interpretazione che finisce per assimilare sullo stesso piano rappresentazioni o pratiche anti-orientali e anti-occidentali. Si tratta della stessa prospettiva che tende ad assimilare il razzismo degli euroamericani con quello contro gli euroamericani stessi, sussumendo il tutto sotto l'etichetta indistinta di un etnocentrismo generico e astorico. In altre parole, si misconosce la natura asimmetrica su scala globale dei due ambiti, in termini di relazioni di potere storicamente specifici in epoca moderna: colonialismo, imperialismo e capitalismo. L'occidentalismo, invece, come suggerisce l'antropologo Fernando Coronil, è la condizione stessa di possibilità dell'orientalismo. L'attenzione critica da lui rivolta nei confronti della nozione di Occidente e di Oriente ricorda quella ormai consolidata dalla teoria critica nei confronti di altre categorie identitarie moderne, come nazione, razza o donna. Non si è semplicemente nazionalisti, razzisti o sessisti perché si pensa che la propria nazione sia superiore ad un'altra, i bianchi ai gialli e l'uomo alla donna, o viceversa, ma soprattutto perché si è convinti che esista qualcosa come la nazione, la razza o la donna, che comporta tra l'altro il loro uso scritto senza virgolette. È invece proprio questa naturalizzazione che rende possibile l'occultamento dei rapporti di potere storicamente asimmetrici che hanno portato in essere queste nozioni, condizionandone, volenti o nolenti, la portata egemonica. In questa ottica si potrebbe considerare l'occidentalismo l'insieme dei discorsi, pratiche e istituzioni che contribuiscono alla convinzione che esista qualcosa come l'Occidente e l'Oriente, o qualcosa di occidentale o di orientale, a prescindere dagli indirizzi filo o anti-occidentali, oppure dal loro carattere stereotipato o meno. Tornando invece a Coronil, l'occidentalismo critico da lui proposto richiede uno spostamento radicale di prospettiva per porre in luce la natura politica dei presupposti epistemologici di questa egemonia moderna. It entails relating the observed, then known as a Euro-American world, to the observers, the Euro-American world. The product to production, knowledge to its sites of formation. By guiding our understanding toward the relational nature of representations of human collectives, in the context of equal relations, difference will not be cast as otherness. By Occidentalism, I refer to the ensemble of representational practices that participate in the production of conceptions of the world, which first separate the world's component into bounded units, second, disaggregate their relational histories, third, turn difference into hierarchy, fourth, naturalize these representations, and thus, fifth, intervene, however, unwittingly, in the reproduction of existing asymmetrical power relations. Nel caso del Giappone, nella seconda metà dell'Ottocento, di fronte all'emergenza posta dalle grandi potenze euroamericane che impongono al paese una sovranità limitata dai trattati ineguali, preventivandone la colonizzazione come avveniva già nei confronti dei suoi vicini asiatici,
la formazione della propria identità nazionale si confronta necessariamente con l'occidentalismo eurocentrico, ormai egemone in tutto il mondo. Tuttavia, non si tratta solo, come suggerirebbe idealmente uno slogan popolare di fine 800, spirito giapponese, sapere occidentale, Wakon Gyōsai, di un'imitazione e appropriazione strumentali dei saperi, tecnologie, prodotti di derivazione euroamericana, condotta da una soggettività autonoma giapponese. È piuttosto la stessa identità nazionale che si forma attraverso un processo di auto-orientalismo, che presuppone un'operazione molto più radicale e attiva. L'interiorizzazione dell'occidentalismo euroamericano. Si tratta di assumere la sua grammatica essenzializzante e contrastiva di fondo, la sua struttura generativa di identità e alterità collettive, i suoi presupposti paradigmatici. Occidente uguale a modernità uguale a universalismo, contro un Oriente uguale a tradizione uguale a particolarismo. In altre parole, guardare se stessi come Oriente attraverso lo sguardo eurocentrico. Il dilemma della modernità giapponese è condizionato proprio dall'oscillazione costante fra vettori identitari così ingombranti come Occidente e Oriente, con esiti e soluzioni diverse, tutti volti ad evitarne i risvolti inevitabilmente inferiorizzanti. Da una soluzione più difensiva raggiunta attraverso l'accentuazione unilaterale della propria orientalità come identità tradizionale, tanto irrazionale, emotiva, semimistica, da renderla incomprensibile, indefinibile e quindi incontrollabile alla ragione moderna occidentale, fino ad arrivare alla promozione più ottimistica di un'identità invece ibrida, come sintesi del meglio dell'Occidente e dell'Oriente, per giustificarne il ruolo guida in Asia o nel mondo. La mostruosità del Giappone segnalata da Murakami rimanderebbe quindi a una dislocazione identitaria ambivalente, insita nel rapporto reciproco fra occidentalismo, orientalismo e auto-orientalismo. In primo luogo, il Giappone intero, la nazione, le persone, la cultura, l'arte, sono stati orientalizzati, inferiorizzati e localizzati storicamente in termini mostruosi da parte euroamericana, come qualcosa di disumano o subumano rispetto al modello eurocentrico o occidentale. In secondo luogo, i singoli mostri prodotti in Giappone possono affascinare lo sguardo euroamericano per le loro connotazioni non moderne, tradizionali, irrazionali, soprannaturali, per cui verrebbero configurate cumulativamente da un doppio orientalismo. Infine, il Giappone può, come nel caso illustrato dal Monster Manifesto Neopop di Murakami, provare ad auto-orientalizzarsi strategicamente come mostro, per esplorarne le potenzialità identitarie di tipo dislocante. Oltre ai quattro motivi elencati in precedenza sulla ricchezza dei mostri in Giappone, e quindi da questa specifica dinamica relazionale fra occidentalismo, orientalismo ed auto-orientalismo, che si può dedurre il quinto motivo della ricchezza mostruosa in Giappone, soprattutto in epoca contemporanea. Alla luce di questi confinamenti identitari e egemoni, che continuano a condizionare il senso comune e molti degli studi accademici sui mostri giapponesi, quali possono essere a questo punto i criteri da adottare per una teoria transculturale dei mostri?
quali gli strumenti interpretativi adatti sia per studiare i mostri giapponesi premoderni, sia moderni e contemporanei, ma soprattutto per rendere conto del loro carattere liminale, senza confinarne il potenziale relazionale fra mondi, epoche, culture e persone? Dislocazioni, sconfinamenti, deformazioni. Questo gusto del crepuscolo, il gusto del dischiudersi dell'alba, non esiste soltanto nella relazione tra la notte e il giorno. Al di là dei diversi fenomeni dell'universo, credo che esista anche una sorta di altro mondo, più sfumato. Quando parlo di spiriti, intendo rappresentare, descrivere principalmente tale mondo crepuscolare. Una sorta di mondo intermedio, una sorta di fragranza intermedia che non è nessuno degli estremi tra bene e male, giusto e sbagliato, piacevole e spiacevole. Questo vorrei trasmettere attraverso il mio lavoro. L'uso strategico di un'estetica postmoderna del mostruoso, che comprende anche la produzione di un vasto repertorio di mostri neopop, ha consentito a Murakami di essere consacrato come l'artista giapponese più celebrato sulla scena internazionale. Occorre tuttavia sottolineare come l'estetica del mostruoso, del soprannaturale e del fantastico sia stata e continui ad essere un paradigma fondamentale in Giappone, anche in ambito letterario, nonostante una sua minore visibilità all'estero rispetto ai prodotti cinematografici, videoludici, manga e così via. Lo scrittore oggi più popolare di mostri, fantasmi, mystery e del soprannaturale in generale è il versatile Higashi Masao, autore di centinaia di pubblicazioni fra romanzi, molti dei quali million sellers, antologie, saggi, tanto da essere diventato una star mediatica. Tuttavia, anche nel recente passato, gran parte degli scrittori moderni più canonici si sono confrontati con i mostri e il fantastico. Per esempio, ad Akutagawa Ryunosuke, da cui deriva il nome del premio letterario giapponese più prestigioso in patria, si deve la prima opera distopica della letteratura moderna giapponese, il breve romanzo K, ambientato in un mondo trasfigurato di spiriti folletti dell'acqua, e, soprattutto, a Izumi Kyoka, lo scrittore che meglio di ogni altro ha saputo raccontare l'incontro al contempo meraviglioso e inquietante fra mondo umano e mondo soprannaturale, fra vivi e fantasmi, fra modernità e tradizione. Si deve un'estetica evocativa della crepuscolarità in Tasogare no Aji, il gusto del crepuscolo del 1908. Riassunta in parte nella citazione che apre questo sottocapitolo. E proprio questa sensibilità verso le potenzialità sempre aperte e mutevoli di un altro mondo, crepuscolare, tasogare, e intermedio, chūkan, né giorno né notte, né bene né male, né piacevole né spiacevole, che accomuna i criteri interpretativi che orienteranno anche i capitoli di questo libro. Un'interpretazione particolarmente attenta alle potenzialità liminali e ambivalenti dei mostri giapponesi, di volta in volta dislocanti, sconfinanti o deformanti. Da una parte, i mostri possono avere il ruolo di segnalare i confini di un ordine normativo per ammonirci del pericolo insito nell'attraversamento dei limiti stabiliti da una data collettività in una specifica epoca storica, e quindi
terrorizzarci dal trasgredire la sua legge. Possono suscitare orrore, paura, ribrezzo, sia in quanto incarnazione negativa dell'altro, del diverso, dell'ignoto, sia in quanto manifestazione incongrua o mutante di tratti che andrebbero tenuti separati, la cui confusione indistinta mina alla radice la plausibilità e la legittimità stessa di un specifico ordine tassonomico e finisce quindi per contaminare, minacciare o distruggere l'esistenza di un intero mondo culturale, sociale e geopolitico. In quest'ottica unilateralmente negativa di essere contro natura, il mostro si presenta come simbolo del brutto, del cattivo e del falso, ovvero si costruisce dall'intersezione cumulativa di negatività di tipo estetico, morale ed epistemologico. Nonostante possa apparire come nemico di un ordine costituito, finisce invece per esserne il capro espiatorio, il custode recondito e forse più efficace della sua stabilità, coerenza e purezza. La mostruosità come spauracchio è mobilitata da una vocazione socioculturale, conservativa e difensiva, e può essere configurata per marcare e confermare, per contrasto dualistico, l'integrità di un mondo ordinato. In altre parole, ha funzione terroristico-terrorizzante di locazione degli spazi accettabili e frequentabili, di naturalizzazione dei loro presupposti tassonomici e normativi, e quindi di confinamento identitario di coloro che preferiscono abitare luoghi familiari e sicuri e si riconoscono nell'ordine che lo sostiene. D'altra parte, è proprio il carattere liminale, ambiguo e incongruo di molti mostri che ne sancisce la rilevanza storica e socioculturale. I mostri più buoni da pensare non incarnano e personificano unilateralmente un singolo tratto per difetto o per eccesso. Sono piuttosto quelli che uniscono, combinano e confondono in modo contraddittorio o grottesco categorie e dimensioni diverse. Non sono né del tutto brutti, cattivi e falsi, né del tutto belli, buoni o veri. È proprio la compresenza di tratti eterogenei che consente ai mostri intesi come jolly polisemantici di far avvicinare categorie e dimensioni separate, mediarle, sovrapporle ed eventualmente sovvertirne la logica fondante. La linfa più vitale dei mostri proviene dalla loro liminalità ontologica, per cui non sono riducibili solo a simboli di un'alterità monologica. In questa veste, i mostri sono i nemici dichiarati di qualsiasi ontologia dell'essenza e della sua retorica binaria della verità, falsità, profondità e superficialità, giustizia e ingiustizia, bellezza e bruttezza. Non sono, cioè, creature demoniache destinate ad ammonirci in termini distopici della distruzione incombente dovuta all'irruzione di una dimensione negativa o infernale. Oppure, all'opposto, non sono esseri angelici incaricati di sedurci in termini utopici verso un mondo positivo o paradisiaco. I mostri culturalmente più significativi sono soprattutto espressioni di un'alterità ibrida. Se il mostro inteso come alterità monologica può essere considerato un lucchetto che mette in cassaforte l'integrità di un mondo culturale, destinandolo però ad una riproduzione statica, allora il mostro inteso come alterità ibrida ne è la chiave che dischiude lo stesso mondo verso la sua metamorfosi, ne incarna cioè le potenzialità più creative, inesplorate e infieri.
In questa veste, il mostro diventa paradossalmente anche l'espressione culturale del principio più naturale dell'evoluzione biologica, di quello scarto genetico del tutto imprevedibile nella catena della riproduzione del DNA, così indispensabile all'evoluzione della vita. In questa ottica, il mostro diventa quindi un principio socioculturale di dislocazione dei luoghi comuni, di denaturalizzazione delle sue leggi e di sconfinamento dei nostri limiti identitari. Questa ambivalenza intrinseca del mostro e della mostruosità può essere declinata ulteriormente secondo una prospettiva che evidenzia i possibili effetti sulla soggettività personale o collettiva in termini di processi di disidentificazione. In questo caso, il mostro, in quanto mediatore ibrido fra noi e gli altri, fra identità e alterità, può essere considerato come uno specchio metaforico, uno schermo in cui confluiscono le proiezioni di chi vi guarda per disconoscersi oppure per riconoscersi. Il potenziale simbolico dislocante, sconfinante, denaturalizzante dei mostri può essere riformulato infatti secondo due tipi di alterità mostruosa, una di tipo deformata, l'altra di tipo deformante. Il mostro come alterità deformata è uno schermo in cui è possibile proiettare tutto ciò che noi non vogliamo o abbiamo paura di essere, dalle ansie, inquietudini, avversioni, fino ai desideri più intimi, viscerali, inconfessabili, spesso rimossi. Il mostro che risulta dall'intersezione di queste proiezioni è un'alterità deformata, perché il grado della sua trasfigurazione deve essere talmente elevato da occultare chi l'ha prodotta, tanto da non potervi riconoscere la propria autorealità di fondo. In altre parole, siamo noi davanti allo specchio, ma vediamo riflesso qualcosa che deve sembrare altro. Si tratta di un disconoscimento indispensabile per confermare per contrasto binario, per separare in modo univoco una propria identità idealizzata, contrapposta ad un'alterità mostruosamente terrorizzante. L'alterità deformante del mostro costituisce invece un principio più autoriflessivo, trasformativo, indefinito. Prende via dal momento in cui iniziamo a vedere noi stessi riflessi nell'alterità deformata del mostro, quando riusciamo a riconoscerci nel mostro, perché siamo noi che lo abbiamo creato. In questo caso, lo specchio mostruoso diventa l'occasione conoscitiva e critica per individuare i limiti definiti e statici della propria identità passata, modellata su convenzioni, leggi e logiche più o meno dualistiche, dischiudendo così la possibilità di una dislocazione identitaria, una mutazione creativa, indefinita, avvenire. Ma come Teseo, dove incontrerà l'asceta, il mostro che si cela in ogni labirinto, l'ultima domanda che cerca della soluzione? L'asceta comprende alla fine che il mostro sono i fantasmi della sua mente, le angosce risvegliate dal profondo del suo inconscio. Perché il labirinto è la sua stessa mente. Questa è l'intuizione folgorante che lo libera. Narrative, forme, egemonie. I quattro capitoli successivi che compongono il libro affrontano separatamente alcuni aspetti specifici della mostruosità in Giappone, per rispondere ai tanti interrogativi che hanno ispirato questa ricerca. Nel loro insieme,
non hanno tuttavia la pretesa di offrire uno scenario sistematico o esaustivo del ricco e caleidoscopico panorama mostruoso in Giappone. Per questo scopo esistono già numerose enciclopedie, dizionari e serie monografiche sui mostri in giapponese, compresa l'enciclopedia illustrata di Mizuki Shigeru, sul modello di quelle ormai classiche di periodo Tokugawa, e tradotta anche in italiano. Si è cercato piuttosto di concentrare l'attenzione sui mostri paradigmatici o su aspetti strategici della mostruosità per metterne in luce il potenziale liminale di tipo dislocante, sconfinante o deformante. Inoltre, non sono stati trattati specificamente molti mostri o autori di mostri, soprattutto moderni e contemporanei, perché già ampiamente analizzati in altri studi sistematici, da Godzilla ai Kaiju, dai Pokémon ai Cyborg, da Mizuki Shigeru alla Yamamba, nella letteratura femminile. Il tratto distintivo dei capitoli sono quindi le domande che li hanno ispirati e che sono nel loro insieme intese a contribuire una teoria transculturale dei mostri giapponesi. Un approccio che consenta di delineare sia la specificità storica interna in veste di yokai nel corso dei secoli e dei diversi contesti locali, sia gli aspetti transnazionali delle versioni più moderne e contemporanee che chiamano in causa un contesto più globalizzato. Per fare questo si è fatto ricorso all'intersezione di tre aspetti chiave. Primo, le narrative, ovvero i modi eterogenei attraverso i quali sono stati raccontati i mostri presi in esame, in sintonia con le indicazioni paradigmatiche di Komatsu nel considerare le storie orali e scritte sugli yokai come il passaggio strategico dalla fase amorfa indefinita di fenomeni ritenuti misteriosi ad una esistenza più definita, concreta e condivisa. Secondo, le figure, ovvero l'iconografia dei mostri presi in esame che, sempre secondo Komatsu, rimanda all'importanza strategica della figurazione, costruita sull'esistenza di narrative già diffuse, in grado di condurre all'affermazione di una prima cultura yokai nazionale in periodo Tokugawa. Infine, le egemonie, ovvero la natura politica delle tassonomie normative e dei suoi prodotti liminali mostruosi, i cui esiti identitari non si limitano solo ad una dimensione ideativa, astratta o simbolica, ma sono storicamente configurati all'interno di una relazionalità sociale di tipo gerarchico e asimmetrico, con il potere di includere o escludere i singoli, gruppi o intere nazioni. La sequenza dei singoli capitoli rispetta in primo luogo una prospettiva storica, per cui si inizierà con gli yokai della tradizione mostruosa. Prima il Tengu, il mostro demone della montagna, poi il Kappa, il folletto dell'acqua, per poi passare in epoca moderna ai mostri animati dalla cinematografia di Miyazaki Hayao, e chiudere infine con una più ampia riflessione dei mostri made in Japan nel contesto della globalizzazione. Questa successione diacronica riflette anche le circostanze reali che hanno portato a questo studio sui mostri giapponesi, che si è sviluppato per accumulo negli anni, con esiti parziali in parte autoconclusivi, per cui i singoli capitoli si possono leggere anche separatamente, che sono stati poi rielaborati e riuniti infine in questo libro. In altre parole, l'analisi iniziale di alcuni yokai tra i più popolari della tradizione premoderna ha portato all'individuazione delle loro ripercussioni identitarie anche in epoca moderna. E infine,
Alla necessità di elaborare una teoria in grado di rendere conto di questo complesso rapporto tradizione, modernità, Giappone e Occidente. Nello specifico, i primi capitoli sul Tengu e sul Kappa nascono da un'iniziativa editoriale per Casa dei Libri, il cui autore e coordinatore insieme a Marcella Mariotti di una collana, Porta dei Sogni, dedicata ai mostri del folklore giapponese. Essa comprende traduzioni in italiano dei racconti di Takashi Yoichi, forse il più prolifico ed evocativo scrittore contemporaneo di yokai, accompagnate da saggi critici sui singoli mostri. Per cui si è deciso di mantenere nei singoli capitoli di questo libro anche i commenti agli specifici racconti per i quali erano stati pensati in origine. Tra i diversi mostri autoctoni proposti dalla collana, si è scelto in questa sede di porre l'attenzione sul Tengu e sul Kappa. Perché innanzitutto entrambi tra gli yokai più antichi, diffusi e popolari nel passato come nel presente. Inoltre, perché sono l'incarnazione mostruosa di specifiche liminalità di tipo ecoculturale, che sono state paradigmatiche nella storia premoderna del paese e che ne hanno sancito quindi la rilevanza nei secoli. Il Tengu è associato alla montagna ricoperta da foreste ed esprime nella sua ibridazione uomo-uccello il ruolo liminale nel mediare una divisione ecoculturale fondamentale, quella della dimensione umana associata alla pianura, ai campi, alle città e quindi all'ordine noto, sicuro e armonioso della cultura, contrapposto alla dimensione disumana della montagna, associata a un disordine ignoto, pericoloso, caotico, di un'alterità selvaggia. Non sorprende che fra tutti gli yokai sia stato proprio il Tengu ad avere un ruolo religioso così rilevante, superiore ancora a quello degli Oni, tanto da sorgere per secoli ad incarnazione del male stesso, il Ma, per molte scuole buddiste ortodosse, mentre altre ne hanno valorizzato il potenziale opposto. Il Tengu è diventato quindi il mediatore ibrido per eccellenza fra tendenze ortodosse ed eterodosse, una mediazione che dall'ambito religioso si è estesa anche al mondo più secolarizzato delle scuole di spada, coinvolgendo buona parte dei ceti samurai. Il Kappa incarna nella sua forma di anfibio antropomorfo dalle dimensioni di un bambino un'altra divisione ecoculturale fondamentale nel Giappone premoderno, la distinzione tra mondo terrestre e acquatico, che nell'ambito rurale della coltivazione del riso irriguo è condizionata dall'ambivalenza dell'acqua stessa nell'essere al contempo fonte di fertilità, ma anche origine di inondazioni catastrofiche e letali. È proprio questa associazione al mondo agricolo che ha contribuito, forse più di ogni altro yokai, a promuoverlo in epoca moderna ad uno dei simboli nostalgici più efficaci del passato nazionale, di un mondo rurale, autentico e comunitario. Mentre sono le sue fattezze ridotte, quasi di bambino, che ne hanno infine favorito in tempi più recenti la trasformazione in icona kawaii, commercializzata, e l'immissione nell'attuale costellazione transmediale di manga, anime, videogiochi e così via. I mostri di Miyazaki Hayao sono invece la versione attualmente più nazional popolare del mostruoso in Giappone, in grado di mettere d'accordo anziani e bambini, conservatori e progressisti, pubblico maschile e femminile, caso forse unico nella storia recente giapponese.
sono i lungometraggi animati di Miyazaki, tutti popolati da un repertorio sconfinato e cangiante di mostri, ad occupare i primi 3 posti nella classifica nazionale dei film di maggiore successo di tutti i tempi, compresi quelli stranieri. Sento Chihiro no Kamikakushi, la città incantata. Haoru no Ugokushiro, il castello errante di Haul. Mononoke Hime, la principessa Mononoke. Miyazaki, inoltre, con l'assegnazione dell'Orso d'Oro di Berlino nel 2002 a Sento Chihiro no Kamikakushi, in concorso generale con film live action in uno dei templi del circuito cinematografico internazionale, ha contribuito a sdoganare ufficialmente l'animazione giapponese come prodotto di, tra virgolette, arte, grazie proprio alla sua estetica della mostruosità. Se i yokai nei manga di Mizuki Shigeru hanno inaugurato il boom di mostri autoctoni negli anni 70, allora Miyazaki ne rappresenta l'ulteriore sviluppo, sia per il carattere irriducibilmente ibrido dei suoi mostri, né del tutto giapponesi né del tutto euroamericani, tanto da eccedere le analisi nippocentriche degli studiosi di yokai gaku, sia per l'immissione della sua estetica mostruosa nei circuiti transnazionali della globalizzazione. Infine, il libro si chiude con una riflessione teorica più ampia sui risvolti identitari dei mostri giapponesi, in relazione alle dinamiche reciproche fra occidentalismo, orientalismo ed auto-orientalismo in epoca moderna e contemporanea. Particolare attenzione verrà rivolta quindi agli investimenti statali, accademici, commerciali o locali sui mostri giapponesi, sia tradizionali sia prodotti dall'industria culturale, e alla loro configurazione all'interno del rapporto complice fra autorappresentazioni collettive in Giappone ed eterorappresentazioni del Giappone sulla scena internazionale. Se la globalizzazione è da intendere come un'ulteriore compressione spazio-temporale avviata dalla modernità, allora i mostri giapponesi, e non, sono in primo luogo delle metafore particolarmente efficaci per incarnare l'ossimoro della distruzione creativa imposta da un capitalismo sempre più pervasivo. In secondo luogo, di fronte all'out-out fra la prospettiva utopica di un mondo sempre più cosmopolita, giusto e prospero, e lo scenario invece distopico di un mondo sempre più diviso, ingiusto e impoverito dalle diseguaglianze sociali, i mostri possono essere anche l'espressione di un invito sconfinante per provare a frequentare luoghi o spazi diversi. Non un luogo unilateralmente evasivo della fantasia, ma piuttosto una dimensione liminale costruita sulla convivenza fra mondi diversi. Uno spazio in grado di aprirsi all'interrogativo sempre attuale della propria identità dislocata dallo specchio mostruoso dell'altro.